Oggi vi diamo un consiglio sul caffè. Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale. Prima di cominciare vi diciamo che questo è un video in collaborazione con caffè.com, nel senso non che ci paghino per fare il video, ma che ci hanno mandato del caffè da testare per loro. Ma se ci volete pagare noi non diciamo di no, soprattutto io. Quindi se non volete vedere il video stoppate qua, ma se lo volete vedere sappiate semplicemente che la nostra recensione, sono stata chiarissima anche con l'azienda, nella mail di scambio accordi, ho detto loro che se il prodotto non mi fosse piaciuto non sarebbe andato online e lo avrei restituito. Anche perché ci hanno mandato 3 buste in croce di caffè, quindi noi... Certo. Comunque rispettiamo l'azienda. Per 10 euro. Non abbiamo motivo perché queste 3 cose alla fine costeranno 10 euro. Vogliamo dare una valida alternativa, sì, ovviamente, alle capsule. Vi abbiamo parlato della Dolce Gusto, vi abbiamo detto che le capsule costano un botto, stiamo cercando le alternative valide. Allora ho cominciato questa mia ricerca sul web sulle alternative valide. Sei ho scritto a varie aziende di caffè per farmi testare il loro prodotto e qualora mi fosse piaciuto il loro prodotto sarebbe finito all'interno dei nostri video. Bene, basta, ci hai fatto 2 capsule. Perché ho scelto questo sito? Perché? Innanzitutto perché me l'ha suggerito uno di voi. Mi è arrivata una mail che da parte di, te lo dico subito. Non ce ne frega niente, non ce ne Aspetta. Frega niente. E sei stato consigliato da Claudio. Ciao Claudio, che mi ha scritto e mi ha detto: Ombretta, perché non provi queste cialde che io uso e mi trovo benissimo? Perché ho scelto di scrivere a questa azienda caffè.com, di cui trovate il link di riferimento qua sotto nel box informazioni? Perché le spese di spedizione sono gratuite. Perché in tutti i siti che ho visto ci sono le spese di spedizione che quasi azzerano la convenienza di comprare il caffè. A parte questo, ci sono delle offerte convenientissime, quindi sono veramente poco costose. E io ho detto, va bene, 2 più 2 fa 4, sarà una schifezza il caffè. E allora l'ho voluto provare, però dicendo appunto la ditta: signori, però se non mi piace io ve lo restituisco piuttosto che parlarne sul canale. Ho provato l'espresso intenso, abbiamo provato l'espresso intenso, il cortado, che se è finito, questo ve lo dice lunga. No, non è finito, ancora ce ne sono 2 capsule. È il cioccolato in tazza, quindi un range abbastanza ampio di prodotti. Si passa dall'essenziale al capriccio alla coccola. L'espresso intenso, prego. La cosa che salta all'occhio quando apri la bustina, allora, sono 10 capsule, ma sul sito ci sono offerte da 60 capsule a pochissimo prezzo. È inutile che ve le numeri, andateli a guardare voi stessi. Poco prezzo, sì, perché costano veramente pochissimo e le spese di spedizione sono gratuite. Però hanno una taratura di pezzi così alta che se poi uno imbrocca il caffè sbagliato si deve bere 100 tazzine di un caffè che fa schifo, quando in realtà noi proprio questo vogliamo evitarvi. L'intenso espresso, la prima cosa che succede quando apri il sacchetto è essere investiti dall'odore del caffè. Mamma mia, non mi era mai capitato quello. Veramente, neanche a me mi era mai capitato. Sarà veramente. Perché è chiuso ermeticamente e la cosa non mi dispiace affatto, ma comunque profumano di caffè. E quindi vogliamo dire una cosa, allora il caffè viene cremoso, è un caffè robusto, devo dire che supera quasi quasi quello là, è molto buono, di ristretto. È il caffè Tiziano Bonini espresso intenso made in Italy, è veramente molto molto buono. Sono intensità, infatti lo dà una tacca, questo è un caffè molto corposo, molto 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 buono. Una tacca significa la lunghezza del caffè da wow sapere. Quindi, anche tu sei lunga una tacca, quindi molto molto buono, consigliato, sì, andate tranquilli. Se volete prendere questo, vi piace un caffè che sia robusto, non troppo chiuso nel gusto, non troppo pastoso in bocca, ma amaro se lo lasciate naturale e che si dolcifica bene, perché ci se sono gli mettete alcuni... lo zucchero, veramente questa cosa succede? Guarda che non è una cosa ovvia, ci sono alcuni caffè che con lo zucchero o con i dolcificanti virano un gusto metallico di liquidità. Lo sai che sei questo un sommelier della cosa? È molto, della moca. Molto buono. Sei un sommelier della moca. Poi parliamo della cioccolata. Cioccolata, posso dire io sì. Questa cosa? Allora, la cioccolata che... si sente l'odore sempre nella busta, queste cose sono romantiche, ok?
No, è la cioccolata. La cioccolata viene come una cioccolata, una buona cioccolata che prendete in albergo, se vi è mai capitato di prendere la cioccolata in albergo, quindi non viene come il ciobar naturalmente. Si sente che è una cioccolata da preparazione. Da preparazione. Però brava. È una buona cioccolata da preparazione abbastanza densa, non è un latte Nesquik per intenderci. È una cioccolata buona. L'unica cosa è che io che sono golosa, per farmi una cioccolata, cioè una mug, devo usare due capsule. Ma questo succede anche con le cose della Dolce Gusto, perché loro lo dicono è per 150 ml di liquido. Quindi voi a un certo punto, se volete una tazza, dovete staccare. Cambiare saldo, perché io almeno prendo 200 grammi, 250, certo, come minimo. Latte, cioccolata, io ne bevo. Allora, buonissima anche la cioccolata, ripeto, non immaginatevi una cioccolata fatta col rimestamento della mentola. Gliel'ho detto, ragazzi. Naturalmente una cioccolata da 3 secondi, 3 file capsula, cioccolata in tazza, la comunità è questa, e questa è molto buona. Un attimo, ingredienti: zucchero, cacao magro in polvere, il 17,8%, siero di latte in polvere, grassi vegetali, sciroppo di glucosio, latte scremato in polvere, proteine del latte, sale stabilizzanti, aroma. Bene, questi gli ingredienti, gusto amabile, buono. Ma sul podio, quindi, diciamo che come preferenza abbiamo al secondo posto il caffè, che tra i prodotti che abbiamo provato, che è comunque buonissimo. La cioccolata ci è piaciuta. Tra i tre prodotti che abbiamo provato, spicca per bontà, e io non avrei scommesso 2 lire, il Cortado di Tiziano Buonini. Allora, il Cortado di Tiziano Buonini è di una bontà divina, supera di una spanna il Cortado della Lavazza, secondo me. E vi dico il perché. Dici il perché. Ne parlo io perché il Cortado lo bevo principalmente io. Bello. No, ma poi tu farcisci tutto con aggettivi simpatici, cose, allora, cose. Quando aprite qua non sentite nessun odore. E già, siccome è stato tra l'altro il primo che ho, anzi sentite... un odore della plastica del della busta. Dammi. Ah, prego. Ed ero un po' scettica. Ho messo in macchinetta, la faccio vedere. Ho messo in macchinetta e la prima cosa che ho notato è il flusso di erogazione. Esce come con braccio, come si chiamava il braccio del braccio? No, come col braccio pressurizzato. Pressurizzato. Si sente proprio che esce, ed esce schiumo, sì, non si chiama pressione, ma si chiamava il braccio della nostra macchinetta? Braccio a pressione, non lo so, è il braccetto quello dove mettete la cosa, la cialda o la polvere. Non sei di nessun aiuto, comunque caldo. Allora, col braccio a pressione della macchinetta, esce con un getto proprio di pressione potente ed esce molto schiumoso, molto schiumoso. Abbiamo rischiato la vita, mia suocera ha rischiato la vita, lei ha fatto la cosa, è uscita questa cosa a pressione, è volata fuori dalla finestra. Uscire a pressione non significa che la capsula disperda polveri, perché non ne disperde completamente, ed è, quando ho provato il prodotto, quello che mi ha veramente stupita sono i sapori, individuabilissimi. Si sente il gusto del latte e si sente il gusto del caffè, cosa che nel Cortado originale non c'è, perché si sente un terzo gusto X non identificato, molto più industriale, buono, accattivante. Ma qui invece si sentono le componenti di cui è fatto il prodotto ed è delizioso, ragazzi. Vi giuro, ragazzi, non mi sbilancerei mai per 10 euro di prodotti che ci sono arrivati, tra l'altro richiesti da me. Quindi non avremmo motivo di dirvi una cosa per un'altra. Prendete queste recensioni come dei consigli all'alternativa per le capsule compatibili. Ne faremo anche altre, perché man mano che ci arrivano ne faremo anche altre. E vi dirò di più, man mano che ci arrivano metterò alcune cialdine da parte per voi e a Natale vi regalerò un pacco con tutte le cialdine che abbiamo recensito. Un pacco di cialde, che bella idea! Perché... noi li proviamo, ma vogliamo anche farveli provare, perché il nostro intento con queste collaborazioni, non fraintendeteci, che non sono collaborazioni retribuite, capito? Non sono retribuite, lo giuro sulla cosa più sacra che ho, semplicemente sia per noi come consumatori che per voi trovare una giusta cialda sostitutiva. Sto sfruttando il canale per provarle senza buttare soldi, molto sinceramente. Anche noi le proviamo senza buttare via soldi, e nel frattempo, quando ne troviamo di valide, suggerirvele.
Ti basta questa rosa in faccia. Ok. Basta, quindi questa è il range provato da noi in caffè.com. Non abbiamo provato altri prodotti, quindi non sappiamo se loro ci abbiano mandato i prodotti super di punta e poi tutto il resto è noia, credo di no. Però, insomma, su questo noi garantiamo la qualità. Su questi tre prodotti noi diciamo pollice in su, sono buonissimi e spese di spedizione zero. Il link nel box informazioni, e se conoscete altri caffè che possano essere presi su siti online a cui noi possiamo rivolgerci per farci mandare una campionatura e dirci come sono, lasciateli qua sotto nel box informazioni. Bravissima. Vi promettiamo già che a Natale avrete il vostro bidoncino di capsule da parte nostra. Bene, e quindi mi raccomando, condividete il video, mettete tanti pollici in su, e a quelli che mettono il pollice in giù, usatelo per girare il caffè, mi raccomando, caldo, che sia bollentissimo. Va bene ragazzi, io spero che questo video vi sia di utilità, per noi lo è, spero che sia di utilità anche per voi. Quindi, mi raccomando, lasciate commenti intelligenti, perché appena leggo qualche fesseria qua sotto, piglia la cancello, va bene? No, non cancelliamo niente, scrivete quello che volete, e noi ci rincontriamo sempre qua per il prossimo video. Sulle vostre tavole! Ciao! Ciao, buon caffè!